Proseguiamo quindi il nostro discorso. Invito Laura Greco al tavolo. Laura Greco è presidente dell'Associazione A Sud di Roma e continuiamo il nostro ragionamento sui processi territoriali introdotti da Sarabin. Laura Greco ci racconterà come è possibile accompagnare dei processi di tutela dei territori e dei beni comuni. Cosa vuol dire stare accanto ai luoghi a difesa dei beni comuni in un'ottica di processo? Grazie mille, grazie di questo invito. Innanzitutto ringrazio la Fondazione Fontana perché per me è un'occasione anche di apprendimento. Io non sono una docente, non sono una ricercatrice, sono una lavoro in una organizzazione sociale, per cui ho un punto di vista un po' diverso rispetto appunto ai punti di vista anche esposti. E per questo ti abbiamo invitata. Ed è molto utile per me soprattutto capire che oltre alla lettura che spesso noi abbiamo anche di molte dinamiche legate ai conflitti ambientali, c'è una complessità molto profonda che spesso non abbiamo il tempo noi di approfondire, perché appunto l'operatività, questo lo dico per chi lavora appunto anche nelle associazioni, nelle ONG, l'operatività spesso ci schiaccia e non ci dà il tempo appunto di respirare quello che in realtà è l'elaborazione intellettuale preziosissima per chi invece poi sta sul campo e cerca appunto di mettere in pratica le cose che in qualche modo si studiano e che sono comunque evoluzioni del pensiero. Allora, io proverò a darvi un po' una panoramica di quello che il nostro centro di documentazione sui conflitti ambientali, che abbiamo aperto come A Sud, fa da moltissimi anni. In realtà quello che abbiamo provato a fare è guardare i fenomeni del nostro tempo con una lente che è appunto la lente della giustizia ambientale. La giustizia ambientale è ormai diventata una categoria con la quale il mondo della cooperazione guarda appunto in maniera trasversale e integrata a molte delle problematiche che affliggono non solo il sud del mondo ma anche il nord del mondo. È una categoria con la quale si possono leggere molti fenomeni, non soltanto le questioni legate appunto a il mondo tra virgolette sottosviluppato, ma anche appunto le questioni che riguardano per esempio le migrazioni o le questioni che riguardano anche appunto le questioni climatiche, viste da un punto di vista non dell'impatto che il clima ha, ma quanto piuttosto delle responsabilità che ci sono, diciamo, a monte degli impatti climatici. Un'altra, diciamo, delle conseguenze, dei modi con cui riusciamo a leggere i fenomeni attraverso la giustizia ambientale è come leggere le crisi dei processi democratici. Cioè, la crisi ambientale, come ci ha detto benissimo anche Sara, ridefinisce in qualche modo un territorio sociale e quindi ci dà modo anche di leggere anche quelle crisi democratiche che non sono, diciamo, sicuramente proprie esclusivamente dei paesi del sud del mondo, ma le vediamo oggi a casa nostra. Per partire, diciamo, dalla questione delle migrazioni, vi do uno spunto. Noi quest'anno abbiamo fatto il secondo report sulle crisi ambientali e le migrazioni forzate. I dati li sapete, li abbiamo sentiti anche stamattina. Ovviamente il fenomeno migratorio è estremamente connesso a tutto ciò che riguarda appunto la crisi ambientale globale e la crisi climatica globale. I dati sono estremamente allarmanti ed è giusto che cominciamo a guardare le cose come stanno e a dare appunto un nome e un cognome anche ai responsabili dei fenomeni che oggi appunto vengono si affliggono un po' e colpiscono anche in termini mediatici il nostro discorso pubblico. Quindi insomma iniziare a parlare di migrazioni e delle connessioni che hanno con le responsabilità ambientali e climatiche globali è sicuramente un risultato anche dell'applicazione della categoria della giustizia ambientale a livello planetario. L'altra questione molto interessante è che, quello che dicevo prima appunto, cioè il fatto che non tutti i paesi del mondo hanno le stesse responsabilità rispetto a quanto sta succedendo oggi nel nostro pianeta. E questo può sembrare una banalità, ma non sempre è chiaro. Nel 1992, nella dichiarazione di Rio, si dichiarava appunto che esistono principi comuni ma differenziate responsabilità, per cui se ovviamente i grandi paesi emettitori di CO2 non si in qualche modo assumono le responsabilità di quello che sta accadendo oggi nei paesi che subiscono le conseguenze del cambiamento climatico, non si andrà probabilmente molto avanti. Questo appunto ha a che vedere un po' con quello che si diceva anche stamattina, cioè il dibattito tra capitalocene e antropocene, ossia non un dibattito squisitamente intellettuale, ma proprio una questione semantica, una questione di significato.
Se è vero che c'è stata una definizione rispetto al fatto che l'antropocene è una nuova era geologica in cui l'uomo e quindi l'antropos ha definito e condizionato lo sviluppo del pianeta, è anche vero che in questa fase, ed è qui appunto che sorge il dibattito, capitalocene significa che c'è un modello di produzione, che è il modello di produzione capitalistico, che ha in qualche modo definito quelle che sono le conseguenze di un modello che si sta di fatto, che non ha a che vedere con il genere umano to court, ma ha a che vedere invece con un modello specifico di produzione e di accumulazione, appunto, come si diceva prima. È interessante perché ovviamente questo ha a che vedere anche col fatto che non si può parlare di modelli, appunto, di economie legate alla, per esempio, relazione uomo-natura allo stesso modo in America Latina o in Amazzonia rispetto invece a dinamiche territoriali produttive nel nord del mondo. Altra questione che secondo noi è assolutamente legata ai processi democratici e che in qualche modo va a focalizzare l'attenzione su quello che è la crisi proprio dei processi di consultazione delle comunità, cioè i conflitti ambientali ci restituiscono anche la possibilità di capire quelli che sono stati i vulnus democratici. Allora, la crisi democratica si esprime anche nel, per esempio, violazioni dei trattati internazionali. Esiste una convenzione, la convenzione di Aarhus, che dovrebbe appunto in qualche modo garantire che tutte le popolazioni siano a conoscenza dei progetti che vengono sviluppati nei loro territori. Ora, questa convenzione è sistematicamente violata perché, come sapete, le comunità, non soltanto in America Latina, non soltanto nel sud del mondo, ma spesso le comunità interessate a conflitti ambientali nel nord del mondo, non vengono accuratamente consultate o perlomeno i pareri che hanno rispetto a dei progetti estremamente contaminanti e pregiudicanti la loro vita, sicuramente non vengono tenuti in considerazione come si dovrebbe. Quindi, insomma, processi che antidemocratici che caratterizzano proprio i conflitti ambientali. Stessa cosa per la Convenzione ILO 169 per quanto riguarda appunto la consultazione delle popolazioni indigene. Si tratta di trattati molto, molto vecchi, cioè non sono cose, diciamo, che riguardano il mondo di oggi, ma il mondo di 20 anni fa, in cui si era definito un quadro normativo di riferimento globale, appunto, per guardare al rispetto delle comunità e delle decisioni che le comunità dovevano prendere sulle loro risorse. La Convenzione ILO 169 riguardava il futuro, la possibilità, diciamo, di decidere del futuro dei territori da parte delle comunità indigene. Pochissime costituzioni, soprattutto quella ecuadoriana, ha accolto il principio di consultazione, consulta previa ed informata. Tuttavia questo principio di consultazione previa ed informata viene sistematicamente violato da moltissime multinazionali nei territori in cui vengono appunto espropriati dalle risorse. Quindi appunto l'Italia tra l'altro è uno dei paesi che non ha ancora ratificato questa convenzione, quindi insomma ci fa capire che esiste di fatto un ritardo nei processi di democratizzazione e di appunto intervento che fanno sì che poi si scatenino i cosiddetti conflitti ambientali. Altra questione dirimente che riguarda appunto le crisi ambientali del nostro tempo è la sistematica violazione dei diritti dei difensori dei diritti ambientali. Questo è un tema di cui, diciamo, fino agli ultimi anni non se ne parlava, fino a quando appunto non ci sono stati degli eventi che hanno appunto avuto una certa risonanza a livello internazionale, per cui improvvisamente ci si è accorti del fatto che gli attivisti ambientalisti a livello globale venivano minacciati, venivano uccisi, assassinati, e che questo stava diventando e sta diventando un problema veramente serio, e che tra l'altro la cooperazione internazionale come strumento di difesa e protezione di questi attivisti dovrebbe farsi carico. Abbiamo appunto dei dati assolutamente allarmanti. Nel 2015 è stato un anno nefastissimo per gli attivisti ambientali, più di 3 persone sono state uccise ogni settimana. Insomma, dei dati che ci fanno capire come appunto sia un fenomeno assolutamente tragico ed emergenziale col quale il mondo della cooperazione deve fare assolutamente i conti. E Berta Cáceres, qualcuno di voi insomma la conoscerà, sa che è stata, che cosa ha fatto appunto in Honduras, è ormai una figura di riferimento, ed è una figura di riferimento che ci ha restituito anche in Occidente quella che è appunto una tragedia che moltissimi attivisti ambientalisti stanno vivendo in America Latina e non solo.
Ma veniamo ai conflitti ambientali. Questa era un po', diciamo, un'introduzione per farvi capire quelle che sono un po' le categorie con le quali cerchiamo di affrontare, appunto, con questa lente, la lente della giustizia ambientale, le varie criticità e le varie problematicità che secondo noi in questo momento sono, diciamo, fenomeni con i quali guardare al nostro tempo. Perché abbiamo iniziato a studiare i conflitti ambientali? I conflitti ambientali sono in qualche modo una cartina tornasole di quello che sta accadendo a livello planetario. All'interno di un conflitto ambientale possiamo comprendere varie cose, e appunto man mano appunto cercherò di farvele capire, e attraverso appunto l'identificazione delle caratteristiche e dell'analisi delle loro cause, delle loro conseguenze, abbiamo la restituzione di quello che è un po' il funzionamento di un modello che sistematicamente è visibile all'interno appunto di una crisi ambientale o di un conflitto ambientale. Mentalmente proviamo tutti quanti a fare un esercizio per definire cos'è un conflitto ambientale. Tantissimi di noi hanno definizioni completamente diverse. Noi appunto, non essendo uno degli accademici, ci siamo in qualche modo interfacciati numerose volte con il mondo accademico, tuttavia abbiamo una nostra definizione, abbiamo scelto e deciso che comunque volevamo lavorare su questo, sui conflitti ambientali attraverso il nostro approccio, e abbiamo, diciamo, definito il conflitto ambientale con questa nostra, diciamo, definizione. Un conflitto ambientale è un conflitto sociale e territoriale legato alla ripartizione del capitale naturale necessario alla vita umana. Ovviamente questo conflitto ambientale è generato dal fatto che c'è un diseguale accesso e ripartizione delle risorse naturali e della distruzione ambientale, per cui il conflitto ambientale viene generato dalla incapacità di accedere ai benefici che in teoria i progetti dovrebbero portare in quei territori, ma quello che le comunità subiscono sono essenzialmente le esternalità negative di quei processi. Sono due le principali caratteristiche dei conflitti ambientali. La prima è la riduzione qualitativa e quantitativa delle risorse ambientali disponibili a causa appunto di progetti di vario tipo, e la seconda è la presenza di un'opposizione. Allora, noi per conflitto ambientale, ovviamente si è parlato di crisi ambientali, però per noi il conflitto è l'espressione di una resistenza, è l'espressione di una comunità che ha una proposta alternativa alla gestione di quel territorio, per cui è proprio in quello che si diceva prima, nel ridisegnare il territorio ed avere una visione e una prospettiva differente di utilizzo delle risorse di quel territorio. Per cui il conflitto ambientale di per sé non ha un'accezione negativa, ha un'accezione positiva, perché è un conflitto che genera partecipazione e che genera un'altra idea di sviluppo, quello che si diceva appunto stamattina. Che idea di sviluppo? Sono le comunità che attraverso il conflitto definiscono la loro particolare e assolutamente territoriale idea di sviluppo. Ma perché si sono intensificati? Perché abbiamo così tanti conflitti ambientali nel mondo? Cos'è successo che ha fatto generare, poi vedremo appunto le mappe con tutti i puntini che in qualche modo visualizzano, localizzano e fanno capire quanto sistematica è la presenza dei conflitti ambientali. Sicuramente tra i fattori che hanno fatto sì che si intensificasse il fenomeno c'è la globalizzazione, c'è la crisi economica, c'è il cambiamento climatico, che è uno dei fattori che ovviamente intensifica sia per intensità che per numero l'emergere di conflitti ambientali. Quindi c'è l'esaurimento delle risorse da una parte, la corsa all'accaparramento delle risorse dall'altra, ci sono i contesti di crisi, ma c'è anche un altro elemento importante, ossia l'aumento delle capacità di resistenza delle comunità. Se i conflitti ambientali sono espressione di una resistenza, queste resistenze sono a loro volta espressione di un aumento delle competenze, delle capacità e del sapere che le comunità possono esprimere rispetto alla gestione di quel territorio. Per esempio, il fatto che si riesca a comunicare meglio a livello, diciamo, globale è un elemento che fa aumentare la possibilità di far reagire delle comunità. Se una comunità indigena è riuscita a raccontare in Ecuador, è riuscita a raccontare la propria battaglia a livello globale, è più facile che una comunità indonesiana riesca ad avere degli strumenti per reagire al progetto che sta minacciando la loro esistenza. Come dicevo prima, i conflitti ambientali ci aiutano a studiare non soltanto quello che sta accadendo a livello locale, ma ci aiutano a studiare quella che è la complessità a livello globale, per cui quello che sicuramente facciamo quando studiamo un conflitto ambientale è capire
comprendere tutte le categorie della crisi in un unico fenomeno, per cui comprendiamo la crisi occupazionale, che sta alla base di ogni conflitto ambientale nel sud e nel nord del mondo, la crisi sociale ed economica, quindi appunto tutto il tema del ricatto salute e lavoro, la crisi ambientale, la crisi climatica e quindi la crisi di modello, una crisi sistemica. I conflitti ambientali sono pertanto un sintomo locale di una insostenibilità di un modello che è globale, sono anche, come abbiamo detto prima, un laboratorio di partecipazione e sono una lente con la quale poter vedere diverse e leggere diverse categorie. Delle definizioni, qua vado velocissima perché appunto definizioni e parole ne abbiamo sentite tantissime stamattina, quindi non mi soffermo, diciamo, su quelle che sono alcuni dei termini che utilizziamo per raccontare la geografia dei conflitti ambientali. C'è la giustizia ambientale con le sue definizioni che sono varie e variegate. Quella che a noi piace di più è questa, perché è una definizione che ci dà un senso proattivo, ossia la giustizia ambientale è uno strumento proattivo nella distribuzione, nel raggiungimento dei benefici ambientali attraverso la creazione di comunità sostenibili con una più alta qualità della vita. Ora, questa definizione ci dà l'idea, un'idea positiva, ci dà un'idea per cui rivendicare giustizia ambientale vuol dire appunto disegnare una soluzione, progettare una soluzione per la gestione di quel territorio in maniera sostenibile. Utilizziamo moltissimo nei nostri progetti, nelle nostre iniziative, nelle nostre ricerche la parola comunità sacrificate. Esiste un processo di identificazione di realtà e territori in cui si concentrano di fatto le esternalità negative del nostro modello del nostro modello industriale e di sviluppo. Vediamo per esempio la Campania o la Nigeria o appunto tutte le zone che noi abbiamo individuato sono zone ad altissima concentrazione di progetti industriali altamente contaminati che sono stati in qualche modo previsti come aree appunto sacrificabili ad una logica di sviluppo. Da lì appunto altri termini come per esempio il biocidio, che è un termine coniato in Terra dei Fuochi, che appunto è una parola molto forte, che definisce e che è stata utilizzata ed è utilizzata dai comitati e diciamo tutto il movimento che si muove in Terra dei Fuochi per definire proprio l'annientamento della vita. È stata coniata da questo professor Antonio Giordano e significa danneggiamento del patrimonio genetico dei cittadini campani, cioè non significa questo, ma viene utilizzato per definire questo tipo di processo, che appunto restituisce proprio l'idea di un processo che in qualche modo non ha a che vedere soltanto con l'aspetto ambientale, quindi a quel punto torniamo al concetto di natura oggetto, ma ha a che fare proprio con la genetica, ossia con la vita stessa. Il razzismo ambientale è collegato al concetto di comunità ovviamente sacrificate, per cui appunto dove le zone sono più povere, dove sono comunque diciamo più disposte ad accettare progetti di sfruttamento industriale perché più ricattabili dal punto di vista lavorativo, ovviamente lì si concentrano i progetti più contaminanti e più impattanti. E poi vabbè, questa è una definizione che è, diciamo, tutti sappiamo, penso che sappiamo cosa significa NIMBY. La cosa interessante è che il fenomeno NIMBY è stato utilizzato sistematicamente dal discorso diciamo pubblico per delegittimare molte delle proteste, delle mobilitazioni intorno ai conflitti ambientali, perché ovviamente era un concetto per cui chi fa una battaglia sul suo territorio, secondo appunto il concetto NIMBY, non è contrario di per sé quel tipo di progetto, lo vorrebbe, cioè vuole la macchina, vuole l'autostrada, ma non lo vuole sul proprio territorio. Io devo dire che lavorando da moltissimi anni nei comitati questo atteggiamento non l'ho visto mai da nessuna parte, per cui è veramente, anzi, le comunità che iniziano a resistere, iniziano ad organizzarsi, sono difficilmente legate a un'idea di territorio così autarchiche, sono molto più aperte invece a un'idea di solidarietà, di scambio, di relazioni, per cui è molto più innata questa idea appunto di combattere una battaglia che non è per me stesso ma per una comunità che di solito è una comunità mondo, non è una comunità regione o paese. Quindi insomma questo discorso, questo tentativo di delegittimazione sicuramente non ha funzionato, diciamo. I conflitti ambientali, allora proviamo ad andare un po' veloci sulle cause dei conflitti ambientali, perché appunto sono abbastanza chiare, sono i progetti di sfruttamento che possono essere appunto di tipo
possono essere in posizione dall'alto di progetti o politiche di gestione o di sviluppo territoriale, sfruttamento di risorse naturali, di produzioni, attività infrastrutturali, gestione di rifiuti e anche catastrofi. Le cause dei conflitti ambientali possono essere numerose, noi ne abbiamo individuate tre, sono scelte economiche e politiche amministrative, processi di non decision making, ovvero mancato intervento politico, ad esempio dopo una catastrofe o dopo un disastro ambientale, il fatto che non si intervenga, vedi caso Aquila, terremoto dell'Aquila, il fatto che non si sia intervenuti in maniera tempestiva con delle politiche adatte ha generato dei conflitti ambientali, per cui esistono dei comitati territoriali che chiedono a gran voce l'intervento delle politiche pubbliche nel rimediare una situazione di degrado ambientale o di distruzione territoriale provocata da una catastrofe naturale. E poi esistono scelte politiche o commerciali o finanziarie, nazionali e internazionali, che sono evidentemente state imposte o da governi nazionali o governi sovranazionali o da forze sovranazionali che hanno determinato l'implementazione appunto di progetti che poi hanno impattato le comunità che vi abitano. Allora, per farvi un esempio, è un esempio molto vecchio, però appunto rende bene l'idea, quando ancora, non che adesso non abbia un ruolo il Fondo Monetario Internazionale, però diciamo che alla fine degli anni 90 le politiche finanziarie internazionali imponevano a molti dei paesi del cosiddetto sud del mondo di implementare alcune politiche, tra cui per esempio le privatizzazioni, per cui c'è stata una grandissima ondata di privatizzazioni che ha interessato per esempio il paese boliviano. La Banca Mondiale ha in qualche modo costretto, si fa per dire ovviamente, il governo boliviano a privatizzare il servizio idrico nazionale al fine appunto di poter erogare dei prestiti che poi avrebbero in qualche modo fatto uscire in teoria dalla situazione di impasse economico il governo. Questa privatizzazione, diciamo, del sistema idrico nazionale ha provocato un aumento delle tariffe del 300%, ma soprattutto ha negato l'accesso all'acqua alle comunità. Cioè, questa privatizzazione ha generato pertanto una limitazione all'accesso proprio alle risorse idriche. Questo a sua volta ha generato una organizzazione delle comunità nazionali in una mobilitazione importante, che appunto è stata la cosiddetta guerra dell'acqua degli anni 2000, che ha fatto sì, ha ottenuto che il processo di privatizzazione in qualche modo si arrestasse e che le comunità stesse potessero gestire in maniera nazionalizzando il servizio idrico, ma soprattutto implementando progetti e processi di gestione comunitaria delle risorse idriche. 5 minuti, sono proprio... Allora, vado velocissima. Questo per dirvi che la cooperazione che stiamo implementando in Bolivia in questo senso viene da questa lunga storia. Il conflitto per la gestione dell'acqua pubblica è stato un conflitto che ha generato esperienze assolutamente interessanti di appunto autogestione delle risorse idriche, autogoverno territoriale, e che da lì e dall'alleanza tra organizzazioni internazionali e nazionali e locali sono nati interessantissimi processi di sostegno alle comunità locali nei processi appunto di gestione delle risorse idriche. Vado avanti sulla temporalità dei conflitti, sull'esternalità, vado direttamente alle mappe, perché è la cosa che è più interessante ovviamente. E torno invece all'Ecuador dopo. Allora, vado avanti su tutto, poi torno sull'Ecuador, perché voglio farvi vedere le mappe. Allora, questa è la mappa mondiale dei conflitti ambientali, alla quale abbiamo lavorato per molto tempo, con una rete ovviamente di centri studi, di università a livello mondiale. Abbiamo ad oggi presenti 2.727 casi, divisi in 10 categorie. La cosa interessante, come si diceva prima, appunto, è vedere, visualizzare la concentrazione di conflitto ambientale che c'è, e quindi capire le zone in cui, per esempio, vedete tutti i puntini neri in Nigeria, sono conflitti legati all'estrazione petrolifera, per cui è abbastanza evidente quali siano le categorie e gli assi di intervento dei progetti che generano conflitti ambientali a seconda appunto del colore dei puntini. Esistono delle mappe tematiche che sono scaricabili dal sito, per cui se negli anni ovviamente attraverso lo studio dei vari conflitti ambientali si sono costruiti dei trend, per esempio la mappa che racconta il lavoro di Chevron Texaco all'interno a livello globale, la mappa delle miniere in America Latina e la mappa delle resistenze e del ruolo che le donne hanno nei vari processi di resistenza. Questo è un esempio su come vengono selezionate alcune degli attori coinvolti nei conflitti ambientali e come è visualizzabile, per esempio in questo caso, il ruolo della Shell a livello globale nei vari conflitti
in cui, e quindi si può visualizzare e quantificare anche il ruolo dei conflitti, il numero di conflitti ambientali legati al ruolo, per esempio, di Shell. E questo è un esempio di studio, di trend che possiamo fare rispetto alla tendenza che oggi abbiamo a livello planetario, per cui possiamo dire che il maggior numero di conflitti a livello planetario si concentrano e con maggiore intensità è legato all'estrattivismo, cioè proprio al tema dell'estrazione mineraria, per cui questo è uno degli argomenti, delle categorie con il più alto livello di conflitti ad alta intensità. Al secondo posto abbiamo l'agricoltura e al terzo posto la questione energetica. Torna cibo e energia come due degli assi principali appunto della questione appunto climatica ambientale a livello globale. Si possono attraverso la mappa descrivere diversi trend, in questo caso abbiamo fatto un lavoro sulla sovranità alimentare, per cui abbiamo selezionato i casi che hanno a che vedere con le risorse agroalimentari, studiando anche la popolazione a seconda delle categorie che si scelgono nella mappa, il tipo di popolazione coinvolta, quindi in questo caso appunto la popolazione rurale che è coinvolta all'interno dei conflitti ambientali, quanti casi ci sono in cui il settore agroalimentare è coinvolto nei conflitti ambientali, quanti riguardano gli OGM, la pesca, le monoculture, quindi insomma poi potete sbizzarrirvi e divertirvi facendo appunto le varie. Siccome appunto viviamo in un'epoca globale, non viviamo e soprattutto diciamo stiamo iniziando a fare un lavoro soprattutto in Italia, questa è la mappa italiana alla quale abbiamo lavorato moltissimo negli ultimi anni, anche in stretto contatto con tutti i comitati con i quali abbiamo scritto insieme le schede che raccontano i vari conflitti ambientali, sempre nelle 10 categorie. Gli obiettivi sono appunto quelli di provare a restituire e dare visibilità ai comitati che lavorano su questi temi, ovviamente cercare di fare anche sì che ci sia una narrazione mediatica contrapposta a quella vigente, per cui contrapposta a quella che è delegittima e che si basa appunto sul fenomeno, sulla sindrome NIMBY, cercare di far partecipare appunto più comitati possibili e abbiamo prodotto un dossier che è questo, che è scaricabile dal sito, che è il dossier che racconta appunto gli ultimi 5 anni di lavoro in cui ci sono vari trend descritti e che possono in qualche modo da restituire, questo è un focus sulla Campania, questo diciamo è il trend nazionale dei conflitti ambientali e questo invece che è l'ultimo grosso lavoro sul quale siamo molto concentrati è il ruolo che ha Eni nei conflitti ambientali italiani ed è di fatto la prima impresa responsabile dei conflitti ambientali a livello nazionale. Quindi allora torno indietro perché in realtà quello che volevo fare è farvi vedere un piccolo video e chiudiamo così, alleggeriamo, e facendo anche un discorso, riprendendo poi discorsi anche sulle altre visioni di sviluppo e sul ruolo delle donne, quindi è un video che racconta il ruolo delle donne indigene in Ecuador, in particolare dove tra l'altro c'è Eni che è un attore che in questo momento da 20 anni a questa parte sta generando conflitti ambientali e racconta molto bene quello che si sta muovendo in termini di società civile organizzata con la quale stiamo cercando appunto di fare un lavoro di articolazione internazionale nell'ottica appunto di un lavoro di cooperazione che possa essere anche solidarietà e supporto mutuo. Quindi vi farei vedere il video. Between 1964 and 1990, Texaco drilled for oil in the Ecuadorian Amazon, dumped as much as 18.5 billion gallons of highly toxic waste sludge into the rainforest. The waste contaminated the streams and rivers used by local people for drinking, bathing, and fishing. Un grupo de mujeres de la cuenca del río Bobonás en Pastaza salieron desde el interior de la selva amazónica hasta Puyo.
Protesters say the Ecuadorian government plans to sell roughly 10 million acres of land in the southeastern Ecuadorian Amazon without proper consent from the local indigenous peoples. Las compañeras, como viven esa cruda realidad en sus comunidades y ven el eminente peligro de la 11ª ronda, toman la decisión de hacer una marcha. Defensa de la vida, caminamos con nuestros hijos en defensa de nuestro territorio. No queremos más explotación de petrolera, no queremos más contaminación de nuestros aguas, no queremos la vida de las personas que estamos viviendo en esta selva. Por eso luchamos por la vida. La entrada a Quito en verdad fue impresionante. Yo estaba muy sorprendida de la gran solidaridad que íbamos recibiendo por todos los pueblos que íbamos llegando y también de la ciudad de Quito. Y así es que en el 2013 llegamos a Quito, unas 200 mujeres que logramos decirle que no queremos explotación petrolera. Y logramos también visibilizar de que no tenemos miedo. Queríamos entrar a hablar con el gobierno en el palacio. Nos dice que las mujeres están en la calle de gana en vez de estar trabajando, haciendo algo en su casa. Ni siquiera nos abre la puerta. También somos ecuatorianos, no somos cualquier animal que nos traten de esa manera. Yo pienso que el presidente tenía que habernos dado el respeto que nosotros las mujeres nos merecemos. Desde esa marcha somos perseguidos, somos criticadas, amenazadas. A veces les tapan a las mujeres, que no les hablen, le amenazan de tortura y tengo que callarme, pero nunca voy a callarme. Mientras que yo vivo, siempre voy a estar diciendo, luchando, no a la explotación petrolera en nuestros territorios indígenas. Eso para mí es la última esperanza que nos queda como mujeres, de ofrendar nuestras vidas por nuestras futuras generaciones. Solo aggiungere una cosa, per legare questo video al motivo per cui siamo qua, questo video racconta una mobilitazione di donne che è stata possibile grazie anche ai progetti di cooperazione che hanno sostenuto le donne che sono arrivate a Quito dopo queste lunghe mobilitazioni, per cui secondo noi la cooperazione deve avere anche questo ruolo, cioè sostenere processi di resistenza che sono difficili e costosi e che ovviamente significano per queste donne potersi muovere e anche essere accolte poi logisticamente in alcune situazioni. Grazie mille. Grazie a Laura Greco per averci fatto
fatto, come dire, toccare ed entrare in contatto con la dimensione conflittuale. Stiamo sviluppando e arricchendo sempre più, come dire, il nostro discorso dalle crisi ambientali. Abbiamo ragionato in termini di conflitto ambientale, inteso anche come una possibilità e un'opportunità. Chissà perché, ascoltandola sul conflitto ambientale e sulle ripercussioni sui processi democratici, mi veniva in mente la Valsusa da piemontese, ma qui la chiudo senza prendere posizione, ma proprio solo per evidenziare come talvolta queste questioni attraversano anche i nostri territori, visioni diverse su come utilizzare il capitale naturale, le risorse e così via, e come questo condiziona poi ad esempio la campagna elettorale con cui attualmente